Vai. Allora, quindi è chiaro il concetto, penso, a questo punto, no? Allora, andiamo a vedere cosa dice la cambiale sociale, emissione per privati. Allora, come abbiamo detto, allora, per partecipare al circuito, il privato deve emettere una cambiale sociale da 100 euro all'associazione che gestisce il circuito, che potrebbe essere Alba Mediterranea, come potrebbe essere qualche altra associazione, che non è detto che potremmo essere noi in monopolio, noi in regime di monopolio a portarla avanti. Potrebbero essere anche 10-20 associazioni che gradualmente entrano successivamente nel circuito, capito? E magari le gestiscono per i loro associati loro, ok? E quindi 100 euro di cambiali sociali, cioè la prima cambiale sociale che emetto la emetto a favore del circuito a cui sono associato. Ah. Ok? Io non tiro fuori una lira, tiro fuori solo una cambiale sociale che però poi diciamo l'organizzazione dell'associazione a beneficio dell'associazione. Esattamente, l'associazione poi la rispende all'interno del circuito nelle cose che vorrà fare, in ore di lavoro degli associati che magari aggiustano il giardino davanti casa, che ne so, qualunque cosa, insomma, no? Poi, nel momento in cui si trova il commerciante, l'impresario, che sia, insomma, che vuole accettare la cambiale sociale del privato, l'impresario contatterà la sede dell'associazione. Lì alla sede dell'associazione ci sarà un software a cui il titolare dell'account accede e lì si può vedere se c'ha capacità di spesa o se già ha speso tutto per quel mese, perché quel 800 o 1000 o 1500 o 2000 euro a persona che sono destinate alla spesa mensile non possono travalicare ovviamente quel limite, no? Perché sennò si andrebbe in inflazione. E quindi ecco, nel momento in cui si trova chi è disponibile ad accettare le cambiali, lì il futuro emettitore va a far verificare assieme al venditore della merce che desidera comprare la disponibilità di poter spendere quella cifra. Si fa questa cambiale nel momento in cui si fa la transazione e quindi diciamo poi quella cambiale prende circuito, perché può essere anche girata poi in bianco, perché dietro va girata ovviamente, però se uno vuole la mette a me medesimo, quindi in bianco, e quindi può girare come qualunque assegno o qualunque cambiale girata in bianco, e quindi di fatto diventa una moneta, perché non c'è più bisogno di mettere il nome, l'indirizzo, l'intestazione dell'azienda che la accetta e che la gira, ma semplicemente, e questo si può fare fin dall'inizio, cioè si mette solo il nome sulla cambiale dell'emettitore e che la emette a me medesimo, fin sull'intestazione davanti, no? Non so se avete visto dei cambiali, davanti c'è scritto l'intestazione del trattario, no? Sì. A me medesimo come se fosse un assegno. E quindi poi tu te la do a te e tu ce l'hai a me medesimo e così non c'è più bisogno di fare tutte queste girate. E quindi però l'altra caratteristica importante, in funzione del fatto che tutti sappiamo ormai che la moneta è rappresentazione del valore del bene che compriamo o dell'opera di chi l'ha realizzato quel bene, della sapienza, della conoscenza di chi l'ha realizzato, ma insomma, comunque sia del bene che noi andiamo a comprare poi diciamo in ultima analisi, e quindi è il bene che noi andiamo a comprare che rappresenta quel valore. In cifra, sulla cambiale, è il bene che rappresenta quel valore. Però il bene, facciamo sempre l'esempio del frigorifero, dopo un 5-8 anni lo devo buttare via perché si brucia il motore, perde il gas, eccetera. Se vado a fare una messa funebre dal prete, quello si estingue nell'attimo in cui lo fa, e quindi se uno fa la media fra tutte le risorse che si possono comprare e vendere, abbiamo stabilito convenzionalmente, che potrebbe essere un po' di più un po' di meno, ma serve quel periodo per
che poi dopo spiego il motivo per cui quel politico è importante, abbiamo stabilito che siano 4 anni la media dei beni che vanno poi a distruggere quel valore che era stato originato inizialmente. Perché? Perché abbiamo deciso che noi dobbiamo rinvigorire questa società, questa economia, e quindi dobbiamo fare in modo che la gente riprenda velocemente a scambiarsi le cose. E quindi abbiamo detto, facciamo in modo che il periodo di obsolescenza di questa cambiale siano 4 anni. E quindi come si fa a farla diventare ammortare in 4 anni? 4% nel momento in cui viene emessa, per esempio il frigorifero vale 1000 euro, il compratore farà una cambiale da 1000 euro, da 960 euro, gli altri 40 immediatamente vengono accreditati attraverso un bonifico che si può fare in mille modi, anche con un'altra cambiale fatta in favore dell'associazione, per cui nel momento dell'emissione c'è il 4% che va accantonato, che poi vediamo che cosa ci si fa. Tutti i mesi poi, a partire da quel momento, ogni mese viene fatta, non so, il 28 gennaio, il 28 febbraio deperisce del 2%, il 28 marzo deperisce del 4%, gradualmente il 2% al mese, finché al 48esimo mese va in annullamento. Dopo quindi alla fine del quarto anno non vale più niente. Allora, quel 4% che viene dato in favore dell'associazione viene dato perché poi il 2% di quel 4, cioè la metà, viene ridata all'ultimo possessore, se è stata girata con le girate, oppure al primo possessore che l'ha messa girata a me medesimo. Non so se è chiaro il concetto. Sì, guarda, mi sembra che diventi una complicazione, anche perché i sistemi di mourage non sono mai durati molto. Sì, ma in questa fase serve. Se va persa l'ipotesi, che succede? Nel caso che mi metto la cambiale sociale di 1000 euro, 2000 euro. E va persa. Se qualcuno la utilizza, è al portatore, è come se trovi un portafogli, uguale. Trovi un portafogli, è tuo. E nel caso del risparmio, come con le cambiali? Nessun risparmio, nessun. È quello che non deve essere. E chi non ha necessità, ha una somma, però non ha necessità di acquistare nulla. Allora, senti una cosa, mentre oggi, ecco il concetto, senza volerlo, hai fatto una domanda. Allora, quando c'era il corso del gold standard, e quindi la moneta era oro, aveva un senso mettere una montagna d'oro e accumularla, ma quando la cambiale adesso non c'ha nessun valore, quando l'euro non c'ha nessun valore, è però moneta debito, tu in realtà accatasti e capitalizzi non una ricchezza ma un debito. Non so se è chiaro. Magari tu non la paghi direttamente, ma la paga lui pagando le tasse e tutti gli altri, quindi tu stai facendo una doppia truffa, una ai cittadini e una alle banche, perché stai facendo una cosa. Ma con la cambiale sociale è un altro mondo ancora. Abbiamo detto l'oro, la moneta debito, questa invece no, questa è un credito che ti dà la società. La società nel suo insieme ha dei beni e prodotti, tutti gli altri cittadini hanno il televisore, il frigorifero, le cose da vendere, che ne so, quella che fa la puttana, quell'altro che fa le messe nere, eccetera, 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 eccetera. Tutte cose che loro fanno e che di cui tu c'hai bisogno, e loro te le regalano, perché tu quella cambiale sociale te l'ha regalato all'associazione loro. Quando saremo diventati tutti quanti aderiranno, no? E quindi saremo noi al potere, fai conto, no? E quindi la cambiale sociale diventerà una moneta come era una moneta in Germania nel 34-39, noi a quel punto, noi tutti i cittadini ci presteremo del valore gratis. Quindi, che vuoi accumulare? È bene loro. Non so se è chiaro il concetto. Sì. Torna su un mezzo di scambio. È
questo squadra e mette poi in riga molte preconcetti. Cioè, tuo, di tuo, di veramente tuo, non c'è niente. Come non c'è niente di veramente loro. È di tutti. Cioè, tu, a te ti viene regalata questa cambiale sociale gratis, non è mica debito. Lo sto dicendo, poi dopo lo vedremo. Capito? Ti viene regalata. Quindi che cosa vuoi accumulare? I regali? Loro te li possono pure levare volendo, no? Il regalo non si tira mai, non si prende mai indietro, ma insomma, in genere, però potrebbe anche essere. È quantificabile la massa monetaria, diciamo, che può girare in cambiali sociali? 100 euro? Allora, ora ve leggo un po' di cose, aspetta un attimo. No, no, allora, insomma, questo è il concetto principale. Poi ve li leggete perché qui c'è scritto tutto. Adesso è solo, diciamo, io dico solo le cose essenziali. E questa è per quanto riguarda l'aspetto della emissione della privata. La cambiale sociale impresa, potrebbe parlarne anche Enrico eventualmente se vuole. No, in realtà è meglio se ne parli sempre tu, va bene. Perché allora, alcune cose che in realtà mi sa che non sono state apportate come modifiche, però continua a parlare tu, poi magari sì, intervengo da te. Vabbè. Allora, premesso quindi che esiste o esisterà a un certo punto la messa in circolazione di questa cambiale sociale emessa direttamente dal cittadino, esiste poi, abbiamo detto, la cambiale sociale emessa dall'impresa, che è molto diversa. Allora, la cambiale sociale dell'impresa, mentre lì c'è una questione di solidarietà rivoluzionaria anche, no, rispetto ai concetti, diciamo, pregressi che noi conosciamo, qui c'è da prendere in considerazione che le imprese esistono, sono state costruite, hanno creato valore, hanno del personale, hanno delle competenze, cioè tutte queste cose qua esistono, quindi non puoi non tenerne conto. E quindi devi per forza prendere in considerazione questi valori. E quindi per prendere in considerazione questi valori li devi anche quantificare. E quindi la cambiale sociale dell'impresa è la parte originaria, ad esempio, della MEFO, che partiva da una società, diciamo, creata ad hoc, non entro nel dettaglio che poi magari analizziamo dopo, che serviva per, era una specie di camera di commercio, diciamo, questa società, ed è, fai conto, anche questa associazione di circuito economico a cui aderiscono le aziende, che non è necessariamente lo stesso a cui, anzi sicuramente non sarà, ma sono, diciamo, compenetrabili, è chiaro il concetto? Cioè, qui c'è un'associazione di consumatori che può spendere, no? Qui c'è un'altra associazione di imprenditori, alcuni di questi imprenditori fanno parte anche di questa qua, ma non è detto che necessariamente tutti, certo. Ok? Allora, questa associazione praticamente che cosa fa? Fra di loro fanno gli scambi in compensazione, il primo mezzo di, diciamo, pagamento, certo, no? Tu mi compri una cosa da me e io, lui compra una cosa a te, tu compri una cosa da lui, io compro una cosa a te, poi fra di noi ci facciamo le varie compensazioni e se c'è un fulcro centrale che fa da guida, diciamo così, tu non c'hai bisogno più di andare da lui a me, da te a lui e tu da te a me, ma tutti andiamo al centro, ci abbiamo bisogno del frigorifero, ci abbiamo bisogno dei copertoni, ci abbiamo bisogno, che ne so, del vetraio, ci abbiamo bisogno dei pomodori. Di pomodori, qualunque cosa, andiamo alla centrale, lì sappiamo che c'è qualcuno che vende i pomodori, che fa sé. Che fa parte dell'associazione. Quindi con lui possiamo fare intanto un'intermediazione attraverso la compensazione. Se non basta, la possiamo fare perché? Perché noi quando entriamo dentro viene il tecnico dell'associazione di Alba Mediterranea che fa una valorizzazione dell'impresa, fa una valutazione
capannone, dell'avviamento commerciale, delle quantità di depositi nel magazzino, della merce grezza da lavorare, che ne so, di qualunque cosa, e ti dice o non la fa, e allora ti dico, guarda, ti do 5.000 euro, vedi, te fa come cazzo ti pare, no? Oppure si fa una cosa del genere e tu vieni messo a disposizione come se uno fosse una banca, c'hai a disposizione una capacità di spesa, quella capacità di spesa che va compensata in cambiali, cioè tu emetti le cambiali in favore di lui, in favore di lui, eccetera, però invece di farla lui, se fai la centrale, la fai sempre in favore nostro, noi a nostra volta faremo, tu, per esempio, tu compri da lui, devi pagare lui, invece di pagare lui, paghi la centrale, 10.000 euro no, di cambiali, e noi emettiamo 10.000 euro di cambiali in favore suo, senza nessun guadagno, a parità di fattura, questo è tutto legale. Perché ci deve essere questa supervisione? Allora, aspetta, posso... Entra te. Allora, questo meccanismo nasce dal funzionamento di quella che forse qualcuno di voi conosce, si chiama Banca Vir. In Italia è rappresentata una società che si chiama BXB, che io ho conosciuto, sono persone molto disponibili, tra l'altro con loro volevamo iniziare, diciamo, una sorta di rapporto, loro erano, diciamo, favorevoli, ma poi il meccanismo comunque metterlo in piedi non è semplice. E quindi il funzionamento della cambiale sociale in un circuito di compensazione con un intermediario che riceve ed emette serve a fare una sorta di controllo dell'emissione, che ritorna utile anche a noi, serve a fare anche una sorta di deresponsabilizzazione dell'emittente e di chi riceve, perché c'è questa società che fa da tramite, che fa anche un po' da garante. In effetti quello che in Italia succede con BXB è che BXB riceve la fatturazione, perché lo fa nella fascia medio-alta, cioè che si chiama medium barter, perché questo è un baratto, attenzione, noi stiamo parlando di baratto, anche il discorso della cambiale sociale è un baratto e va vista come un baratto. E dopo vi spiego anche perché. Banca Vir è un baratto, qui stiamo parlando di beni, è uno scambio di beni. Nel caso della Banca Vir viene gestita con la fatturazione, nel caso di invece l'associazione Alba Mediterranea viene gestita con una cambiale sociale, perché nel barter retail, cioè quello basso, dove praticamente c'è la signora, la massaia non emette fattura, la massaia può emettere una cambiale in cui si dice te pagherò, e in cui c'è una nota di credito, cioè quello che è successo, che è avvenuto, ho acquistato un bene e ti sto dicendo che per questo bene io emetto questa cambiale, che è una cambiale sociale. Io penso, perché oggi siamo qui anche un po' per discutere i meccanismi, tutta una serie di cose, anche perché Orazio vi ha già detto che questa cosa a settembre poi verrà comunque presentata al Comune di Parma, è ancora così immagino, no Orazio? E quindi è molto importante cercare di creare un meccanismo che sia più facile e più facile possibile, più comprensibile possibile, perché tutti devono capirlo, tutti devono poter entrare nel meccanismo senza troppe difficoltà. Quello dell'avere come tramite l'associazione ha due o tre o anche quattro risvolti positivi. Diciamo, i primi che mi vengono in mente sono appunto la gestione della cambiale, la quale non può essere inflazionata da un'emissione eccessiva e quindi pertanto deve essere comunque controllata nel momento dell'emissione. Seconda cosa, siccome c'è un quantitativo che viene regalato, come diceva Primo Orazio, questo quantitativo che viene regalato deve essere comunque quantificato. E quindi qualcuno deve dire, beh, tu oggi, questo mese hai 1.000 euro, tutti i mesi hai 1.000 euro, questo mese questi 1.000 euro io so che non ne hai ancora ricevuti, che quindi te ne posso comunque dare. Terza cosa, perché c'è questo accantonamento iniziale che serve per gestire una sorta di compensazione finale da cambiare, questo viene automaticamente stornato nell'atto dell'emissione da parte dell'associazione, la quale a fronte di 1.000 emette 9,60. E poi ce n'era un altro ancora importante che comunque sia, poi veramente dopo.
ma ce ne sono tanti motivi di questo tipo. Ah, anche il discorso del deperimento dello strumento. Lo strumento, una volta che viene emesso e che poi viene riemesso, tutte le volte, se passa per i treni dell'associazione, può essere comunque stornato questa sua inflazione mensile. È automatico il sistema di stornamento? Ma è automatico se il tramite è uno solo, quindi questo tramite che poi avrà una sorta di registro, avrà una sorta di registro è un ufficio di controllo. È un ufficio di controllo. Un software di gestione. Non è un temuraggio con i bollini. No. Attenzione, quello che viene fatto dalla centrale, come la chiamava lui, ma che è l'associazione, o che può essere anche l'ente, non è, come si dice in termine bancario, non accantonamento, il termine un altro, non è raccolta di denaro, attenzione, è soltanto un tramite, un qualcosa che entra e viene riemesso. Quello che è questo accantonamento in realtà rimane a favore di tutti gli emettitori e non è di proprietà di nessuno in realtà, non è né di proprietà dell'associazione, né di proprietà di qualche banca, e né di proprietà del singolo, no? Cosa molto importante per questo, ad avere questo intermediario centrale che è garante di tutto, è che nel momento dell'emissione, quindi tu compri una cosa da lui, tu dovresti nella legge normale, cioè nella legge che regola la cambiale, tu dovresti emettere a suo favore, quindi lui dovrebbe ricevere una cambiale tua con sopra la tua firma e il tuo nome. In realtà con questo tramite questo non accadrà. Non accadrà perché lui riceverà una cambiale dell'associazione, dove ci sarà la firma dell'associazione, e quindi pertanto tu la tua cambiale l'avrai data in associazione, che la usa come pezza di appoggio per emettere la cambiale a lui. Che succede? Che lui non potrà mai bancare una tua cambiale. Magari va a bancare una sua cambiale, cioè una cambiale dell'associazione, però non credo che l'accettino. Non è previsto. E quindi questo anche perché l'associazione non ha beni. Ecco. No, e poi lo puoi pure fare volendo, però a suo rischio e pericolo. Questo taglia la testa al toro. Perché? Perché molti... Perché se tu vai a cambiare una cambiale a nome suo, al banca te la possono... Certamente. Okay. Però se tu vai a scontare una cambiale a nome del partito, è un po' difficile. Lo puoi pure fare. Se trovi il banchiere che te lo fa. Capito? Questo in realtà è, diciamo, quello che è un po' l'uovo di Colombo che risolve il problema e la domanda che tutti fanno, e l'avete fatta anche voi poco fa, del tipo, ma se poi dopo questa cambiale qualcuno la va a bancare, non la va neanche a bancare. Non è possibile bancarla. Non perché non te l'accettano. Ma pur volendo, puoi pure farlo, ma è messa da un ente, non credo che sia possibile. No, andarlo a bancare, perché la legge prevede che, correggimi se sbaglio, che la cambiale è fra soggetti non giuridici, no? Fra soggetti persone fisiche. Sì, l'associazione. Tra l'associazione mette una cambiale, quindi va fuori legge, no? No. L'associazione può mettere le cambiali, ma chi va a bancare le cambiali di un'associazione rischia che non prenda una lira, perché l'associazione non c'ha beni. Ok, capito. A meno che non sia un'associazione particolare, con partita IVA, che ci abbia commercio, ci abbia attività, ma questa è una società solo di culturale, quindi... E poi tra l'altro... Di liberi pensatori. Volevo seguitare, hai finito? Mi sembra di aver detto quasi tutto. Vabbè, poi magari nel corso del... Allora io volevo adesso però entrare nel merito, diciamo, giuridico, no? Allora... Vi devo leggere perché qua, siccome andiamo sui carboni ardenti, insomma bisogna stare attenti, no? Allora, definizione di documento. Non ve lo leggo tutto, vi leggo solo i punti più essenziali. In generale, i documenti sono qualsiasi rappresentazione, in generale, una rappresentazione, una lettera, una fotografia, di un fatto idoneo a dare a chi lo osserva la conoscenza del fatto. I documenti interessano dal punto di vista giuridico in quanto siano rappresentativi di fatti giuridicamente rilevanti, assolvendo essenzialmente ad una funzione probatoria, cioè deve provare qualcosa questo documento. E lo stesso poi
i documenti di legittimazione sono titoli che hanno la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione, biglietti della lotteria, biglietti del tram, ferroviari, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono titoli di credito in quanto non incorporano in essi il diritto che rappresentano e pertanto, mentre la moneta incorpora il diritto che rappresenta, no? Pertanto non sono soggetti alla disciplina di questi ultimi. La loro trasmissione dunque ad altro soggetto non è sufficiente a fargli acquistare il diritto rappresentato. Titoli di credito. Allora, documento rappresentativo di merce, che è poi anche un titolo di credito, emesso da un terzo detentore della merce, vettore depositario, in cui individuata per genere, stato, qualità e ubicazione. Con i documenti l'emittente si obbliga ad effettuare la riconsegna o la restituzione della merce esclusivamente al legittimo possessore del titolo. Andiamo avanti oltre. La cosa essenziale era all'inizio. Allora, diciamo uno dei documenti principali più importanti, come abbiamo visto, è l'atto amministrativo o l'atto giuridico. È quel comportamento consapevole e volontario che dà luogo ad effetti giuridici. Nell'ambito degli atti giuridici si distinguono i negozi giuridici. In questi ultimi gli effetti giuridici non sono disposti dagli autori, ma predeterminati dalla legge, appunto come dicevamo a proposito della cambiale sociale. Mentre lo SCEC è invece un negozio libero giuridico, che è una cosa un po' diversa. Allora, dove era arrivato? Atto giuridico. Pertanto, la volontà dei soggetti ha ad oggetto solo il compimento dell'atto e non la determinazione degli effetti. Gli atti appartengono alla categoria dei fatti giuridici in senso ampio, costituendo una specie di questi. Generalmente gli atti in senso stretto si suddividono in atti materiali o operazioni che consistono in una diretta modificazione materiale del mondo esterno o dichiarazioni o comunicazioni che hanno scopo di informare la notificazione al debitore della cessione del credito, per esempio, no? O di intimare, ad esempio, l'atto di costituzione in mora. Non entro ancora più nel dettaglio perché quello che ci interessava era prima l'atto giuridico. L'ho messo. Adesso tutte queste